È stato presentato ieri nell'accogliente foyer del Teatro Petruzzelli il progetto Bari tutta un'altra storia, che con in bianco e in rosso hanno iniziato i festeggiamenti per celebrare i 25 anni di attività della SAID, Associazione Internazionale Docenti, presieduta dall'inarrestabile Virna Jacobellis, vera icona del sociale in terra di Puglia. Il progetto è nato dall'esigenza di valorizzare la cultura di Bari e del suo territorio, spaziando tra storia, arte e tradizioni, attraverso l'occhio disincantato ma incantato dei ragazzi diversamente abili, veri protagonisti dell'iniziativa. La serata è proseguita con l'esibizione di Giuliano Ciliberti, che torna con un nuovo album dedicato interamente alla città di Bari. 8 brani intensi per raccontare una bella storia, dall'inconfondibile titolo In bianco in rosso, un disco che al suo interno si avvale di grandi collaborazioni nazionali e internazionali. Il progetto è nato con la canzone Regina Bari Bella Mia, presa forma da un'idea di Virna Jacobellis, che ha collaborato alla stesura del testo insieme a Giuliano Ciliberti, autore della musica. Il brano, impreziosito dall'esecuzione musicale realizzata dall'orchestra Northern Sinfonia del Teatro Stato Music Hall di San Pietroburgo, diretta dal maestro Fabio Mastrangelo, che in questo modo ha voluto omaggiare la sua città natale, Bari. Il brano Bari Bella Mia vede la realizzazione del primo videoclip di Giuliano Ciliberti, diretto da Ilir Argentiero, con la partecipazione del maestro Fabio Mastrangelo, della danzatrice Elisa Baruchieri e di Nicola Pignataro e dei ragazzi speciali della SAID. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali a partire dalla mezzanotte del 2 dicembre, mentre dalle 22 del 1 dicembre il videoclip è già pubblicato su YouTube. Intanto saluto un po' di persone, saluto anche voi che ci state e mi state ascoltando, raccontando di questo progetto, un progetto che riguarda la città di Bari. La SAID da circa 25 anni si occupa di diverse specialità, di diverse abilità e fa tanto per il sociale. Il progetto Bari tutta un'altra storia diventerà un libro che darà la possibilità di portare a compimento dei laboratori per ragazzi speciali, laboratori di food, terrecotte e altri tipi di laboratori, ma in questo progetto si è andato ad incastonare anche qualcosa di speciale, ovvero qualcosa di particolare. Questo disco dedicato a Bari si intitola In bianco e rosso, è il mio nuovo disco e proprio l'associazione SAID mi ha chiesto qualche anno fa di scrivere una canzone dedicata a Bari, una canzone che è diventata una realtà e anche un videoclip disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme insieme a questo album. È una canzone che si intitola Bari Bella Mia, una dichiarazione d'amore a Bari, ai baresi e a tutte le forme d'amore, di libertà, ma soprattutto di collaborazione che possano esistere su Bari. La SAID ci dà un grande esempio, dobbiamo seguirlo. Evviva la SAID!